Oh, buongiorno, siamo sempre in garage, altro video dal garage. Perché? Che c'è un casino. Allora, mi avete chiesto che si fa in quarantena. Faccende domestiche straduplicate. Ci sta dietro ai figlioli, per fortuna ci sono anche i nonni. Dietro alla moglie, pulisci, cosa, quello che già facevo, ma molto di più. E quindi c'è da fare un sacco di cose. Mi è avanzato un pochino di tempo, ho fatto 3-4 lavoretti così a scappatempo, quando proprio posso. E una delle cose che mi è venuta in mente da fare era, perché più che altro perché ne parlavo con i bimbi, il discorso di come, secondo me, i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati, di quando io avevo più o meno la loro età, avrebbero risposto a questa quarantena. Quindi fatto dei disegni velocissimi che poi loro si sono divertiti a colorare, che ve li metto qui per vedere se vi piacciono. I know I'm no Superman. I'm no Superman. Allora, il primo è chiaramente il nostro amico Lupin. Che il nostro amico Lupin chiaramente ci dice che non sa cosa fa, perché chiaramente da qui al 3 aprile poveraccio verrà anche aumentata la, forse non si sa, la resa quarantena, quindi non può andare a rubare, non sa cosa fa. Poi c'è il nonno di Heidi, il vecchio dell'Alpe, che chiaramente è un modo un po' rude e, vi dice, e dice appunto che bisogna stare a casa, siete duri e dovete stare a casa, chi può deve stare a casa. Niente. E poi c'è Sanpei che non ha capito tutte queste varie chiusure, infatti dice: quindi vuoi dire che non posso più andare alla Coop a comprare branzini? E che in realtà non li pescava, andare a comprare alla Coop, una mischiata. Infine c'è Heidi, anche a colori, che anche lei giustamente col suo fare sempre allegro ci dice: se venite in montagna sciolgo nebbia, così vi morde. Abbiamo poi Porco Rosso che chiaramente guardando l'orizzonte il mare dice: io sarò anche un maiale. Ma voi che non rispettate il decreto anti-Covid-19 e andate a giro siete parecchio duri, eh? Mi dice infatti. C'è il Totoro, che chiaramente è basito del fatto che la gente continua ad andare a giro e lei guarda tutti così, con questo sguardo qui nel vuoto. Poi c'è Nobita, chiaramente, che ha questa espressione qui di gioia perché finalmente può, ha una scusa per stare a letto tutto il giorno felice. Non si deve stare a casa a fare il pigrone. C'è anche il vecchio che mi è venuto un po' magro del maestro di Siamo Fatti Così, che dice: ho fatto 130 puntate e non avete ancora capito nulla, complimenti. Sul discorso appunto del Covid. E poi c'è la Mu, che è tanto bellina e carina e tutto, ma non capisce nulla. Infatti dice: Rataru, ci vedete alla Coop? E lui la guarda per dire: allora, non hai capito nulla, o duro. Infine, secondo me, il top, c'è la signorina Rottenmeier con questo sguardo lì e dice: io sono 50 anni, faccio quarantena e sono molto felice. Quindi niente, era solo un breve video per capire cosa si fa, si perde anche tempo in questa maniera. D'altra parte, prima non ci sarebbe mai tempo per farlo. E niente, se anche voi fate delle cose simpatiche, mettetele sotto nei commenti con il link, così le andiamo a vedere tutti. Grazie e ciao. I know I'm no Superman. I'm no Superman.